Eccoci qua, siamo tornati. Laura, sei ancora con noi? La canzone dei Born Cages diceva: "Don't let your heart compromise", non fare compromessi con il tuo cuore. No. E quindi vorrei arrivare al succo di questa storia, perché è dove le nostre storie si intersecano, diciamo, no? Il tuo lavoro, sostanzialmente. Sì. Perché tu prima che cosa facevi, prima di decidere di partire? Prima lavoravo in Panasonic Italia, ci ho lavorato di 14 anni e mi piaceva, nel senso che era un lavoro interessante, facevo le mie giornate, andavo a casa, però c'era qualcosa che mancava. E poi a un certo punto ci sono stati dei cambiamenti di struttura in ufficio e io ho detto: non, questa cosa non mi piace più. E ho avuto la fortuna in quel momento di avere una capa molto perspicace che mi ha detto: anche se te ne vai, Panasonic o a un'altra azienda o un altro multinazionale non cambierà niente. Sarai contenta per un anno perché il cambiamento, perché sei in un momento così, poi ritornerai a volere qualcosa di più, che è quello che stai cercando. Quindi lei mi ha detto: fai quello che vuoi, non è questo quello che vuoi. Non temporeggiare, prendi una decisione. E quindi mi sono licenziata, e così, un salto nel vuoto. Il tuo momento why not, ti sei guardata allo specchio e hai detto: basta, mi sta stretta a questo posto. Basta compromessi, vado. Sì, preferivo rischiare che a 60 anni trovarmi a dire perché non ci ho provato. Era una cosa che mi faceva molto più paura. La vita è una sola. Non avevo figli, non avevo marito, non avevo mutuo. Insomma, avevo anche una situazione favorevole alla partenza. Esatto, insomma, io mi rendo conto che proprio non tutti possono fare una cosa così, soprattutto 37 anni. Io ero in una situazione ideale, potevo farlo. Ho lasciato tutto, mi sono licenziato, ho detto: vado, faccio 3 mesi in America. Era il mio sogno. Okay, quindi sei partita la prima volta, diciamo, a piccole dosi, hai fatto 3 mesi. Sì, ho fatto 3 mesi, anche perché qui più di 3 mesi, 90 giorni non costa. Certo, c'è il visto. Dopo parleremo anche di visti, perché quello è un argomento che interessa sempre. Sì. E quindi sono stata 3 mesi e in questi 3 mesi mi sono iscritta a questo corso di inglese e anche lì una serie di cose, per cui volevo fare auditing a certe lezioni, uno dei professori che avevo chiesto non poteva, insomma sono finita con questo professore molto bravo. Ma perché il tuo inglese era così così alla partenza? No, il mio inglese era già buono, era già sì, buono, però in Italia sai, scrivi sul curriculum un inglese perfetto, non è che serva molto. Perché ormai tutti scrivono inglese perfetto, anche quelli che l'hanno imparato dalle canzoni. E quindi ho detto: vabbè, io mi faccio una certificazione e il TOEFL è un esame abbastanza. Anche chi sa bene l'inglese, il TOEFL è comunque un esame da preparare. E ho detto: vabbè, mi preparo questo esame, me lo metto sul curriculum, quando torno posso dire inglese buono e anche con una certificazione. E quindi invece, mi sono iscritta a questo corso. E invece le cose sono andate in un'altra maniera. Ho conosciuto una ragazza di origine italiana che stava con un ragazzo italiano di Bologna, no, di Rimini, però lavorava a Bologna, e lui stava cercando di andare, lui lavorava per un'azienda italiana qui a Tampa, penso l'unica, e lui cercava di andare via perché voleva fare un PhD e praticamente... Che è un dottorato, come abbiamo scritto nel blog, è un dottorato, l'equivalente di un dottorato. Sì. E praticamente ai primi di maggio, io devo tornare a fine maggio, i primi di maggio mi ha detto: guarda Laura, io mi licenzio perché ho trovato dove fare, dove andare, devo andare a essere là a giugno, quindi io vado, se vuoi io mando avanti la tua candidatura. Io non avevo minimamente idea di cosa lui facesse, però ho detto: insomma, ci provo. E lui ha mandato avanti la mia candidatura con Bologna, insomma ci siamo un po' sentiti al telefono, ho conosciuto la persona che lavorava qua in America. E detto fatto, mi sono trovata assunta a Bologna a fine maggio. Ecco, e quindi poi dopo un periodo a Bologna, alla fine sei finita di nuovo a Tampa, perché loro avevano bisogno di una persona lì, giusto? Sì, loro avevano bisogno di una persona qui. Il problema, appunto, come hai detto tu, visti, non è un problema semplice, quindi praticamente ho dovuto aspettare un anno, ho dovuto essere assunta in Italia almeno da un anno per avere la possibilità di essere trasferita negli Stati Uniti. Con un visto lavorativo. Sì. Però poi una volta che sei arrivata lì, ci sei dovuta rimanere, un po' per volontà, un po' per come sono andate le cose, ti sei trovata alla fine ad essere socia di un'azienda, giusto?
Sì, alla fine Bologna si è staccata dall'ufficio americano, ha venduto le operazioni americane, le ha comprate quello che era il mio capo, che purtroppo non c'è più da gennaio, e lui ha detto, vabbè, insomma, all'inizio, insomma, come tutte le aziende all'inizio siamo un po' stretti coi soldi, facciamo che invece che darvi dei bonus o degli incrementi di stipendio, vi regalo delle azioni a fine anno. Quindi io e il mio collega siamo diventati soci. E poi lui, appunto, quando è iniziato a essere ammalato, gravemente malato, sapeva di non poter continuare a lavorare, ha Ha lasciato tutto ridistribuito nelle le. vostre mani. Ecco. Sì, e lui si è ritirato. Ecco, ricordiamo giusto che tu sei passata dal tuo lavoro che facevi da 14 anni, giusto? Da 14 anni a una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. No, E non sapevo neanche che ci sei esistesse. proprio tuffata. Sì, Così. ma sì, ho detto, insomma, l'inglese lo so. Lavoro da tantissimi anni, se non è una cosa che richiede una laurea specifica, una qualifica specifica dove ovviamente io non potevo arrivare, se è un lavoro dove basta solo, insomma, darsi un po' da fare, ce la farò. E questo succedeva quanti anni fa? Ok, Nel 2003. quindi Quindi è un bel po' di tempo che fai questo. sì, 12 anni. Ecco, spiegaci meglio in cosa consiste il tuo lavoro adesso. Sei passata Non da Panasonic, e questo lo sì. possiamo dire, una grande ditta, ti occupavi di marketing, giusto? A Sì, tra fare? l'altro anche market prodotti video, quindi un bel lavoro, molto interessante. Adesso lavoro un po' meno emozionante, diciamo. Mi occupo di. Noi vendiamo report sulle aziende, quindi vendiamo report che danno informazioni creditizie sulle aziende, sia internazionali che domestiche negli Stati Uniti. Ecco, a me è piaciuto molto quando abbiamo parlato io e te, Laura, che io sento proprio che ormai sei americana in Sì, tutto e per tutto. penso di esserlo stata anche prima di venire qua. Ecco. E infatti hai scelto una canzone, direi, molto particolare, molto patriottica. Molto cheesy, sì. Sembra più patriottica dell'inno americano. Sì. E io dopo voglio parlare un po' con te di questa cosa, perché è particolare l'attaccamento che gli americani hanno per la propria bandiera, questo lo sappiamo, sono molto patriottici, lo si Sì. vede, lo si sente in quello che fanno, però è strano che una persona che non è americana abbia sviluppato questo attaccamento a una patria che non è la sua, o meglio, ormai è Certo. la tua da 12 anni, giusto? Sì. Ecco, però, insomma. Ma Allora, io andrei ad ascoltare questa canzone. Come facciamo di solito a Why Not, vorrei che fossi tu ad introdurre questa canzone e a spiegarci brevemente, perché poi andiamo a parlarne dopo la canzone, perché l'hai scelta. allora, in questo momento ho assolutamente un vuoto di memoria, quindi non mi ricordo né il titolo né chi la canta, devo dire la verità. Si chiama Quindi God lascio a Bless the te. USA, ovviamente. Ok, God bless you say. Ok, scusami, ma No, ma assolutamente ce l'ho, tranquilla. l'ascolto, ma lui non so neanche chi sia, onestamente. Però è una canzone molto, come hai detto tu, molto patriottica che fanno ascoltare alla festa del al giuramento, quando giuriamo per diventare cittadini americani. E quindi è un po' quello che riassume, come hai detto tu, l'attaccamento che io ho per questo paese, che io personalmente spiego col fatto che mi ha aperto le braccia, mi ha dato un'opportunità. Io non conoscevo nessuno, non sono arrivata qui proprio assolutamente spaesata e mi ha dato delle opportunità che l'Italia non mi aveva dato. E quindi non posso che ringraziarlo. Ok, ma soprattutto questa è quella che mettono alla cerimonia della Sì, cittadinanza, di giusto? giuramento, sì. Va bene, Perché allora. qui giuri proprio seriamente con la mano sul cuore. E giuri di difendere la bandiera, di difendere la patria, di Andiamo a sentirci difendere quello che ci raccontano in questa la. Sì. canzone. Ci vediamo dopo. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today.